Ben ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. In apertura l'arresto nel messinese di 3 uomini a seguito del ferimento di un marocchino a colpi di arma da fuoco. L'uomo era stato portato in ospedale a Milazzo dai 3 indagati in auto privata anziché con l'ambulanza. In quell'occasione avevano raccontato che il ferito era stato colpito accidentalmente da un proiettile vagante durante la raccolta di verdure selvatiche in una zona boschiva. Da indagini è emerso invece che il ferimento del marocchino era stato causato da un'arma da fuoco utilizzata durante una battuta di caccia condotta dai 3 arrestati. Duplice lutto nel mondo della sanità. A Palermo è morta la dottoressa Emanuela Tumbarello, anestesista dell'ospedale civico, e si è spento anche il medico personale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Diversi sono stati i messaggi sui social in ricordo dei 2 professionisti. Momenti di panico nella giornata di ieri intorno all'1 sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un uomo di 75 anni sfrecciava contromano rischiando di scontrarsi con altri mezzi. Sono stati i propri conducenti a dare l'allarme al 112 facendo presente alla situazione di pericolo a cui gli automobilisti erano inevitabilmente esposti. Sono quindi intervenute le pattuglie della polizia stradale che hanno cercato di mettere fine alla corsa dell'uomo che è stato fermato a Villa Grazia di Carini. L'anziano alla guida, una volta uscito dalla macchina, ha dichiarato di non aver capito di essere in controsenso. E in chiusura le previsioni meteo per domani, dove in Sicilia prosegue il bel tempo. È per questo che la Protezione Civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo. Si prevedono cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. I venti saranno deboli e i mari poco mossi. Le temperature minime saranno in leggero rialzo. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10 con la prima edizione del giorno. Grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.